Ma è con soddisfazione che sono venuto qui oggi a fare le premiazioni del 18° torneo femminile di tennis organizzato dal Tennis Club Grado, a dimostrazione della professionalità di questi dirigenti e dei dirigenti degli altri club della nostra provincia di Trieste, che hanno aiutato Mesce e il suo staff ad organizzare ancora una volta questo torneo, a dimostrazione che il nostro movimento sportivo regionale è in grado di creare e di continuare a realizzare manifestazioni importanti come queste, che fanno bene al movimento del tennis, ma io credo fanno bene anche alla città di Grado, al turismo della città di Grado, ma fanno bene soprattutto allo sport regionale. Anche quest'anno la federazione è intervenuta in questo torneo, ecco, quest'anno l'ha fatta in modo concreto, garantendo un contributo al circolo, questo sia per il discorso giovanile, ecco, perché questo torneo è concepito come trampolino di lancio per le giovani atlete, sia anche per testimoniare, diciamo, la gratitudine al Tennis Club per le 18 edizioni organizzate. Quindi credo che questo dimostri ancora una volta la vicinanza della federazione ai circoli e ai giovani che iniziano il loro percorso nel mondo WTA. Si è appena conclusa la finale della 18ª edizione, una edizione importantissima per quello che siamo riusciti a vedere in campo e degli atleti che hanno dato veramente del grande spettacolo. E le nostre aspettative si sono avverate, e quello che noi ci siamo sempre prefissati e che abbiamo sempre abbinato sport e turismo, e quest'anno devo dire che il nostro territorio ha avuto grande successo, perché hanno soggiornato a Grado nel periodo di questo torneo, e oltre alle ragazze che hanno giocato questo torneo, ma anche parecchie persone che sono venute appositamente per vedere questo nostro torneo internazionale, che ormai sono 18 anni. I 3-4 alberghi, per quello che mi è stato riportato, sono riempiti, e questo a noi ci fa soltanto che piacere.